Mist! Oh my god, Mist! Sta per andarmi... Ok. Oh, ali nere. Fra gli umani sono considerate un cattivo presagio, vero? Allora, considera veri questi presagi e lascia che ti conducano nell'aldilà. Ok, dovrebbe farmi poco. Ok, 5 per 2, mi fa 10, ok. Fiu. A meno che non fa un critico! Ok. Ok, Nezahala è qui. Ok. Esca artificiale numero 1. It worked. E la cosa importante per questa strategia, che sembra sceba ma è importante, è il fatto che tutti i corvi si muovono dopo Nezahala. Nezahala è il primo che si muove. Ed è una cosa fondamentale per questa cosa, per questa strategia, per così dire. Allora, cosa devo fare in questo momento? Dov'è il raggio di Nezahala? Eccolo qua. Ora, oh my god, devo mettere Yanaf in pericolo ora. È rischioso, ma devo farlo. E non deve morire perché questa strategia funzioni. Il prossimo turno. Allora, non, naturalmente non attacco Nezahala, ma gli parlo solo. Questo si può fare con entrambi i falchi, per questo ho fatto scegliere fra Yanaf e Ulki. Bene. Tu, Re Nezahala, serpente velenoso. Uno dello stormo di Tyburn, eh? Tu sei i suoi occhi, se non sbaglio. Non ti è bastato aver venduto il Bianco Principe agli umani? Ora combatti contro i Laguz! Voi falchi avete salvato Raison, vero? Dunque alla fine tutto si è sistemato. Qual è il problema? Mi piacerebbe che ripetessi queste parole di fronte al principe. Perché Raison è qui? No, perché Raison è qui? Qui? Perché? Sostiene l'esercito di Othna. Il Beorc al comando dell'esercito l'ha aiutato a fuggire dalla foresta di Sernes. L'ha aiutato? Stai dicendo che ha aiutato Raison, un Laguz? Sì, ed ha salvato anche la principessa Lian. Lian è viva? Non fare lo sciocco, sai bene che la vita nella foresta è tornata. È stato grazie a loro. Ho capito, ecco perché la foresta... è chiaro. Ascolta, Corvo, devi volare laggiù e parlare al principe. Se non lo farai, capirò che sei davvero un nemico e farò rapporto al re Tyburn. Pensaci bene. Sì. Che fare? Ok, ora... il fatto di mettere in pericolo Yanaf, intendo che devo metterlo nel raggio d'azione di una balista. Tutto qua, per così dire. Ed è debole alle baliste, ma gli ho dato lo scudo fili, quindi dovrebbe essere a posto. Oh man, e adesso? Continuando la mia super strategia... devo mettere... so che è stupido. Devo mettere Raison nel raggio di movimento di Nezahala. O nel raggio... nel primo raggio d'attacco, così è adiacente. Ma fuori dal raggio della seconda balista. Quindi, idealmente, dovrei piazzarlo... qui, giusto? Sì, perché è... 8, 1, 2, 3, 4, 5, ci arriva senza problemi facendo il giro anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci arriva. Poi tolgo di mezzo lui, Oscar, e comincio a magari attirare questa balista con Oscar. Non ha problemi di difesa Oscar. Ora Nezahala quello che dovrebbe fare il prossimo turno è appunto andare a parlare con Raison. Dovrebbe farlo. Spero che vada tutto bene. Shinon, out of here. Mist, get the fuck away. E usa un unguento. Anche se è miracolo, non ho fiducia nei miracoli in questo momento. Shinon è nel raggio di Nezahala, no? Spero. Shit, lo è. Shinon, get the fuck away. Via. Via Shinon! Non voglio che gli prenda la rabbia perché vede che hai scherno e... ok. È la cosa più rischiosa che c'è da fare in un gioco di Fire Emblem, quasi credo. Bene! È il momento clou! È il momento! È la fine! Let's do it! No, 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 no! Oh my god! Oh my god! Oh god, è la fine!
fine! È la fine! Nezala, please! Oh my god, fuck! Si muove prima dal balestriere, vabbè. Ok. Balestra, dong, danno nullo. Nezala, muoviti! Yes! Alleluia! 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 Yes! Ce l'ho fatta! Bene! Ok. Ora relax assoluto per il resto della missione. Allora, Raisin. Ehi, Raisin, ma guardati, sembri in forma, ragazzo. Vai, via. Oh, così puoi parlare. Tu, come osi apparire dinanzi a me? Beh, mi hanno detto che ho una faccia di bronzo. Altri hanno detto che sono senza vergogna. Forza, almeno lascia che ti dia una spiegazione. Vattene, non voglio ascoltarti. Raisin, noi siamo amici, no? Oh sì, amici, siamo così in amicizia che mi hai venduto quell'orribile pallone gonfiato. Non ti ho davvero venduto, e poi avevo intenzione di venire a salvarti. Sei solo stato impaziente e ne sei andato da solo, dunque. Stai dicendo che è colpa mia? No, no, beh, forse, voglio dire, sono stato io a sbagliare in fin dei conti. Alla fine tutto è finito bene. Dai, sistemati quelle piume arruffate, d'accordo? Liane è viva. Sì, l'attendente di Tibarn me l'ha detto. È una splendida notizia. Quando la vedrà sono certo che il re Lorazie inizierà a sentirsi subito meglio. Le cose si mettono a posto, non è vero, Raisin? Suppongo che se non mi avessi ingannato e portato nella foresta, forse non l'avremmo scoperta, per cui ti perdonerò, per questa volta. Raisin, oh, ma è... Ma ha delle condizioni, le accetterai? Quali sono? Ritira le tue truppe dalla battaglia, ora, e non combattere mai più contro i tuoi fratelli Laguz. Oh, insomma, Raisin, mi stai chiedendo troppo. Cosa farai allora? Continuerai a combattere contro l'esercito Tzniano che io servo? Molto bene, hai vinto, Raisin. Me ne andrò insieme ai miei soldati. Però non so cosa succederà in futuro. Dopotutto devo pensare al destino della nazione. Va bene. Allora siamo di nuovo amici? Vieni a Kilvas per una visita, va bene? Nea Lukina sarà contento. Lo farò. Quando la guerra sarà finita, sia io che Lean verremo. Oh, e riguardo a Tibarn? Gli parlerò, non devi preoccuparti. Grazie, a presto. E stai attento, questa è una guerra, lo sai? Oh, quasi dimenticavo. Ho qualcosa per te. È un regalo per farmi perdonare. Eh? Cos'è? È un prodotto umano. Lo chiamano Anello Cavaliere. Una cosa fatta dai Beorg? Non fare quella faccia. Io l'ho provato e mi è sembrato piuttosto utile. Va bene, lo accetto per il momento. Non farti uccidere, Raisin. Se ti dovesse succedere qualcosa, né a Luki non mi perdonerebbe mai. Nezala, grazie. Yeah, Anello Cavaliere! Questa ricompensa ve la dà soltanto se tutti i corvi sopravvivono finché Nezala parla a Raisin. È così che funziona. È difficile da ottenere, non ne vale la pena per niente, ma è per il 100%. E questo è il 100%. E I am Lethal Fucking Blade Ninja. Lethal Blade Fucking Ninjas. Bene. Yeah! Ok, Anello Cavaliere, uno strumento che, se attivato, permette a chi lo possiede di muoversi una seconda volta come per la cavalleria. Tutto qua. Quindi dà un secondo movimento come i cavalli, i pegasi e i draghi. Cioè le viverne. A chi lo usa? E non lo so, di solito lo do a Raisin o a Ike, non saprei. Adesso lo mando al rifornimento e vedremo di usarlo in futuro. Ascoltatemi, ali nere, noi di Kilvas ce ne andiamo. Tornate alle vostre case. Bene, e ora i corvi sono unita verdi. Non importa adesso se muoiono, è uguale. Tutto quello che faranno ora è fuggire. Fuggiranno. Cercheranno di fuggire dai lati della mappa. E anche se non ci riescono tutti, non ci sarà nessuna ripercussione, credo. Magari un po' meno di esperienza bonus, ma vabbè. Whee! I did it! Ora l'unica cosa che non devo fare è non andare a ammazzarmi contro Omasa. E poi è a posto. Phew!
Oh, yes. Oh, man, sono così contento che sto capitolo è finito. Ah, Raison ora è un airone. Bene, ora rimane poco o niente. Questi due cavalieri viverna, bazzecole. Bazzecole, dico io. Allora, c'è sto soldato, quanti colpi? Restano due colpi, ok. Andiamo a mandare Yanaf qua. Via il dente, via il dolore. Non morirà contro due stupidi cavalieri viverna. It's all good. Vai, fuck this archer. Yeah, Yanaf! Bene, bene, bene. Okidoki. Ora restano solo i draghi. E quale modo migliore di occuparsi di un drago se non con un altro drago? Mettiamoci in formazione quadrangolare. Così ci fa muovere di nuovo Mr. Raison. Ok. Ora Homasa non è per nulla un problema. Si può morire contro Homasa, ma stando attenti, no. Bisogna essere parecchio disattenti per morire contro Homasa. Bene, mi equipaggio un Asha. Vedete, lei ha E in Asha perché ha appena iniziato. E non so perché l'Asha d'acciaio è l'unica arma d'acciaio che si può usare già a livello E. Non so se è un errore dei programmatori o è per far usare le asce di ferro ai banditi. Ma basterebbe dare ai banditi il livello D programmando il gioco. Dov'è il problema? Dov'è il problema? Ok, qua sopra non posso andare, quindi mi limiterò a lasciare qua Oscar a finire le munizioni di ste cose. Il loro raggio è così, quindi posso usare Mist da qua. Aspetta, quanto è il raggio di Homasa per sicurezza? Fin lì, eh? Ok. Userò Mist per curarlo a distanza. Oscar. Nice. Cambio classe per Mist! Oh my god! Yes! Mist! Trollface Digi evolve! Oh yes! E le spunta un pony dal sedere! O qualcosa del genere! Da un chierico Mist diventa una valchiria. L'unica valchiria disponibile nel gioco, anche perché Mist è l'unico chierico disponibile nel gioco. E niente, Mist ora può combattere perché può usare anche le spade. Inizia subito da D. E niente, non ha molta forza. Ma mi piace, è uno dei motivi per cui mi piace Mist, perché diventa una valchiria e è una buona classe, è una classe che mischia magia e armi. E non ce ne sono molte nel gioco. Cioè, nei Fire Emblem in generale non ce ne sono molte di solito. Awakening ha un po' corretto la cosa, ma di solito non ce n'erano. E niente, per il fatto che può usare le spade e che ha magia alta, lei è la candidata numero uno per le spade magiche, cioè per la spada sonica. Per questo che l'ho tenuta da parte, per lei, perché lei è potentissima con la spada sonica. Adesso non ce l'ha, non so se gliela darò subito, perché, cioè, è meglio tenerla per quando il gioco si fa duro, però comunque. Yes, Mist. Oh! Kilvas ci ha tradito? Penso che abbandonato sarebbe più corretto, ma... Idiota, è la stessa cosa! Urgh, maledetti semiumani, non avremmo mai dovuto fidarci di loro! Homasa is angry! Ok, vediamo cosa fa. Un'asta corta. Le aste corte sono potenti, però... You gotta hit the falcon! If you don't hit the falcon... La potenza è inutile se non colpisci nessuno. Oscar! Oscar il muro. Oh, questo attacca da vicino? Questo però non è un lord, Viverna. Oh, yeah! Ah-ha. Bene, indebolito abbastanza.
non si muove nessuno. Ah, c'è ancora un corvo. E alla fine sono sopravvissuti tutti, vero? Anche quando erano già unità verdi. Quindi è perfetto. Bene, Homasa. Ora posso tentare di... dov'è Mist? Ah, ok. Adesso si muove un casino anche, che è una buona cosa, perché ha un cavallo che spunta dal nulla. Per questo si chiamerà... boh, non lo so. Non sono in vena di inventare nomi adesso. C'è quel Lord Viverna che fa il figo. Crede di essere l'unico che sa cavalcare un drago. Che brutti draghi grigi, non gli danno a mangiare. Come i fenicotteri che diventano grigi quando non mangiano da tanto tempo. Perché i fenicotteri sono rosa solo perché mangiano i gamberetti. The more you know, little science ninja. Bene, facciamo fuori anche sto coso. E poi... è pacchia assoluta. Per il resto. Sì, manderò qualcuno a tirare Homasa se si può. Anche se non faccio fuori tutti i nemici, non è crisi mondiale. Che appunto sei solo a 6 Anaf, quindi... allora, Homasa lo attiro con... chi ha resistenza qua? Sei... tu hai resistenza, no? Soren, mettiti qua. Non ti farà niente. Ti do anche un bonus di resistenza, casomai. Con... e se sparo un silenzio su Homasa? Non può più usare la spada magica? Dovrei tentarla. Ah, per ora facciamo lo scudo magico. Perché non so se conta come magia la spada magica. Boh, magari. Vai, Raison. Experience for you. E se non arriva andiamo noi. Così che funziona. Bene. Oh! Oh! Oh, va a leccarsi le ferite nell'angolo. How cute. Poveretto. Del povero arciere che hanno portato lì sopra. Adesso non può scendere. Se guardate, non può scendere. Neanche questo. Li hanno portati lì sopra. E quando finisce i colpi di balista è condannato a morire. Con solo questo mercenario da parte. Lui ha un unguento. Può mangiare l'unguento per un po', ma alla fine dovranno mangiarsi a vicenda. In questo mondo di ladri in cui il più forte... vedi, vai nell'angolo, Gilles, fai fuori quel patetico... la patetica imitazione di un Lord Viverna. Non ti meriti neanche il nome Lord. Sei più una lady. Sei più lady di Gilles. Bye bye! Ok, Homasa non si è mosso, quindi... tentiamo la strategia del silenzio, dai. Silence! Shut the fuck up! Oh, come on, era 67%. Sapete cosa? Magari la spreco qua. Tanto, non lo uso silenzio. E ci sono molte alternative migliori, come andare a uccidere il mago. Semplicemente. Vai. Ultimo colpo. Bing. E ora resta solo la guardia personale di Homasa. Gilles la mando a sconfiggere quell'arciere là sopra. Con il supporto di Raison. Vola. Yeah! Ah, più colpi, no? Zero, bene. Allora, Homasa, riamoci qua che dobbiamo decidere che strategia usare per tagliarti la testa. Allora, in questo mondo c'è una varietà di diverse creature, chiamate arcieri. L'arciere sopravvive sparando frecce. Può essere portato in luoghi alti solo da una creatura alata. And what the fuck am I saying? Level up! Bing! Questo è un bel level up. Ora... prima devo far fuori tutti i lacchè di Homasa.
Drunken Tackle sul chierico o sul cavallo? Do it. I'm so fucking rough. Bene. Makalov, non ubriaco. Tu ubriaco. Tu ubriaco. Allora, ok. Poi, che abbiamo di livello 1 qua? Cioè, Mist ma non è armata, quindi non ha senso. Rolf non è ancora salito di livello. Bene. No, tanta difesa sti cosi. E se provassi a fare la tecnica su Omasa? La tecnica dei Three Brothers? Vediamo, qual è l'arco più debole che ho? Arco lungo. Sarebbe 8. Siamo poco precisi. 13. E 16. 13 e 16 fa 29. Guardatemi una. Boh, non proprio. Aspetta. Boy da 47 di vita. 7 di resistenza. Se gli busto la resistenza con Mist. Con lo scettro magico di... Fuck. Volevo fare un'altra cosa, vabbè. Come sono i bioritmi? Il prossimo turno sarà alto, il prossimo turno sarà un po' più basso, il prossimo turno sarà un po' più alto, ok. Vale la pena aspettare. Una volta tanto che guardo i bioritmi, eh. Ok, muori, mangia sto tizio. Poi proverò la tecnica speciale su Omasa, ho deciso. E proverò anche a silenziarlo. Questo capitolo, zero esperienza bonus, ve lo garantisco. Perché adesso sto solo facendo test. tizio lì? No. Deve essere fuori dal raggio di Omasa. Attacca da qua con l'arco lungo. 2x2. Good enough. Vai, Shiron! Yeah! Yeah! Omasa, ti facciamo il cerchio attorno, non sei contento? Usiamo la Pikachu. It's super effective! È super efficace! Zack! Bye bye! A chi non piace ridicolizzare i boss di Fire Emblem? Ok. Pronti per la tecnica speciale il prossimo turno? O quello dopo? Perché devo testare una cosa. Se posso ridurre il pericolo per, per Boyd soprattutto. Perché adesso vedete che ha quanto in più di resistenza 7, lui invece ha 15, quindi è 8x2, con 8% di critico, quindi se mi fate 2 critici sono 3x8, 24, 24x2 fa 48, quindi mi ammazza, se sono molto sfortunato, giusto? Vediamo, facciamo un calcolo. 9x2. Adesso, tu bioritmo, figliolo, com'è? 75% di chance di colpirlo. 13-13, 10-39, non mi ammazza. E Rolf sarà l'ultimo. Man. Tutto il rischio è per questa stupida tecnica. Tu muori. Qualcosa di preciso ce l'ho? Questa è la cosa più precisa che ho, mi sa. Vabbè. Yeah! Lassù sulle montagne c'è un drago che combatte.
e che fa fuori i bulli con la sua ascia d'oro. Il drago, le montagne e quanti bei ricordi. La canto popolare che fa sentire i cuori. E tutti quanti insieme cantiamo tralala, perché questa è la canzone della Viverna. Questa è una canzone popolare inventata da me ora. Nel giro di pochi minuti. Allora, il test che voglio fare ora è il silenziatore. Se riesco a silenziare fucking Homasa e questo fa in modo che non può attaccarmi con la spada, la spada speciale. Vai, 77%. Vai, Misty! Trollface, shut the fuck up! Fuck! Bene. Quindi devo solo sperare che non mi faccia un milione di critici. Awesome. Oh my god, il rischio, signori e signori. Beh, se lo manco anche va tutto quel paese, quindi. Niente tecnica speciale se lo manco. Ok. Vai, Oscar! Vai, Oscar! La mia spada è un lampo! Credi di poter seguire la sua danza? Non saprei. Vai, Oscar, colpiscilo! Yes! Oh! Guardate! Che simpatico, mi ha fatto un critico. Proprio simpatico, eh? Soren può curare. Ok. Oh my god. So lucky. So fucking lucky. Vai, Boyd! Arco Zen! Non farmi un critico. Ok. Senza due critici non mi ammazza, quindi il problema non si pone. E ora, signori e signori, state per assistere alla tecnica super esaltata che non vale una mazza. Ossia, la tecnica finale dei tre fratelli. Let's go! È giunta l'ora! Attacco a triangolo! Yep! Boom! Voilà, tutto qua. È l'attacco a triangolo. Che cos'è l'attacco a triangolo? Allora, prima si attacca con due dei fratelli e poi col terzo. Il terzo fratello ha il 100% di chance di colpire e il 100% di chance di fare un colpo critico. Semplicemente. Voilà, ecco la tecnica speciale dei tre fratelli. Devono usare tutti e tre l'arco e devono mettersi appunto in questa formazione a triangolo, altrimenti non funziona. Voilà. The end. Che vergogna! Una tecnica tanto stupida! No! Bene! E questa missione viene archiviata. Alleluia! Ah, grande Rolf! Bravissimo! Bravissimo! Un PS. We did it! Abbiamo vinto, in qualche modo. Cos'era quella cosa? Rolf, cos'era quella scemata che avete fatto alla fine? E perché sei riuscito ad allontanare i corvi? Già, se avessimo continuato ad affrontarli avremmo subito perdite maggiori di queste. Devo estendere i miei ringraziamenti a Raison. Lord Ike, sono felice di vedere che stai bene. Non ti hanno ferito, vero? Principessa Lynzia, sto bene. Sono illeso. Tutti gli altri sono mezzi morti, ma... Oh, per fortuna. Ike, posso parlarti? E se non ti dispiace, principessa Elin, se attinueresti a noi, in tre è più divertente. Venite con me in questo edificio. Che cosa sarà? Andiamo a vedere. Questo è... Santo! Oddio! Titania, copriti! Santo! Incredibile, no? È oro, oro puro. Dane deve essere ricchissima, ce n'è così tanto, che non sembra reale. Cosa ne facciamo? Fa parte del bottino di guerra, per cui è nostro. Mi serve una nuova discoteca. In questo caso vorrei prendere in prestito 50.000 monete, va bene? È una bella somma, cosa vuoi farci? È una faccenda privata. Le mie scuse, comandante, non sono affari miei. Lord Ike, per favore, usa quest'oro per la compagnia mercenaria.
Finora non ho avuto le risorse necessarie per pagarli, dunque... No, se posso prendere in prestito 50.000 monete sarà più che... Non li prenderai in prestito, li accetterai, e di buon grado. Il resto lo daremo a Soren per le spese della compagnia. Va bene, principessa Elinzia? Sì, certo. 50.000 monete, eh? Oh, Petrin sarà incacchiata? Generale Petrin, per favore, generale, sono solo un messaggero, devo dirvi... Già lo so, idiota, ho odiato quei corvi schifosi fin dall'inizio. Ma essere tradita in questa maniera... qualcuno pagherà per questo. Oh, ti sei divertito ben bene con noi, vero, re di Kilvas? Se vuoi essere trattata come un nemico di Dain, che sia! Quando Gania sarà caduta, volgeremo la nostra attenzione alla tua misera nazione e la cancelleremo dal mondo. Perché sei ancora qui? Mi trovi divertente? Vuoi assaggiare la mia lancia? No, signora! No, affatto! Proprio no! Io chiedo perdono! Mi dispiace, ora è meglio che vada... Maledetto vigliacco! Mi serve qualcosa, un piano brillante. Se le cose continuano così, il re vorrà la mia testa. Oh! Volevi vedermi? No, com'era la voce di Folk? Volevi vedermi? Hai aspettato a lungo, prendi, è l'oro che ti era stato promesso. Finalmente l'hai accumulato, eh? Lo accetto volentieri. Non lo conti? Non ce n'è bisogno, mi fido. Va bene, allora prenderò ciò che mi spetta, il rapporto che hai scritto per mio padre. La verità su suo padre! Non esiste. Cosa? What the fuck? Non esiste?